Ciao ragazzi e benvenuti, oggi parliamo di Reading, Timing and Ear Training. Oggi ragazzi vi parlo di questo metodo che è l'ultimo uscito da Maurizio Dei Lazzaretti. Come molti di voi avranno visto qui su YouTube o su Instagram, ho messo una foto l'altro giorno di questo libro in cui chiedevo se avreste voluto una recensione, perché in realtà questo libro ha qualche mese, forse è uscito da qualche mese. L'altro giorno sono andato in un negozio e l'ho comprato, perché io, come sapete, ho questo problema che se vedo un libro di Maurizio Dei Lazzaretti faccio fatica a non comprarlo. Ci ho provato ma non ce l'ho fatta, perché i metodi di Dei Lazzaretti sono proprio fighi, cioè sono metodi che servono veramente per formare al meglio un batterista, servono lavorativamente. Questi libri qui ce li ho tutti e quattro, che tra l'altro qui sotto in descrizione vi linko tutti e quattro, questo più gli altri tre. Ma a parte tutto, oltre a ricordarvi di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina, andare sui miei social, Instagram e Facebook, e andare sul sito Castiuba a leggere l'articolo dedicato a questo libro, parliamo di lui. Come vi dicevo, l'ho comprato l'altro giorno, quindi ancora non l'ho fatto, però ho detto voglio provare a fare una recensione lo stesso, in cui vi dico cosa c'è, non vi dico tanto come farlo, ma vi dico cosa dice di fare Maurizio all'interno del libro, così almeno se siete interessati magari dite ok, lo provo, me lo compro. Comunque, prima cosa, a cosa serve? Questo qua è un libro principalmente di letture ritmiche. La figata di questo è che è veramente molto molto graduale, quindi sia per chi è alle prime armi sia per chi studia già da tempo, dalle prime pagine comunque partiamo proprio con le basi, partiamo con le note da 4 quarti, partiamo con le note da 2 quarti, poi pian pianino sempre più avanti fino ad arrivare alle quintine, alle settimine, a cose difficilissime. Maurizio cosa dice? È facile leggere e fare le letture ritmiche quando siamo sul metronomo o senza metronomo addirittura, ma il problema è quando poi andiamo a suonare e ci capita una partitura con delle letture molto più semplici ma stiamo suonando con altra gente, diventa tutto molto più difficile. Perché? Perché ci sono mille milioni di cose da pensare. C'è la questione dell'interplay, non siamo più da soli ma stiamo suonando in ensemble con altri musicisti, e gli altri musicisti cosa fanno? Gli altri musicisti non è che ci tengono il metronomo ma fanno altre ritmiche, quindi dobbiamo riuscire a confrontarci con quello che fanno gli altri musicisti e riuscire a seguire comunque le letture e gli obbligati magari che abbiamo da fare all'interno del pezzo che abbiamo scritti sulla partitura. Lui dice in questo metodo io ti voglio preparare proprio a quello, quindi ti faccio leggere delle letture ritmiche ma sopra delle basi o delle ritmiche varie di batteria. La prima parte è proprio quella degli studi ritmici, quindi vi prendete all'inizio il metronomo, poi dopo prenderete le basi che ci sono, perché ragazzi qui c'è un CD che in pratica c'era un CD. Le backing tracks come funzionano? In questo modo, adesso vi leggo cosa c'è scritto. Noi abbiamo delle basic tracks che in pratica semplicemente sono dei loop principalmente ritmici con la batteria sotto, e noi dobbiamo andare a suonare le letture sopra questi loop. Dopo però, quando abbiamo preso confidenza con questa cosa, allora incominciamo a suonare sulle, come si chiamano? Reading and Timing Tracks. Ne esistono di tre tipi, il tipo A, tipo B e tipo C. Nella traccia A noi abbiamo solamente la band o la tastiera, non mi ricordo cosa sia, che suona solamente sul secondo e sul quarto movimento. Questo perché? Perché allora per prima cosa dobbiamo anche stare attenti e incominciare a pensare al timing, perché se noi acceleriamo o rallentiamo diventa un casino. È una cosa in più da pensare, è proprio questa la figata, che noi dobbiamo pensare al timing perché dobbiamo essere perfetti sul 2 e sul 4 quando abbiamo gli appuntamenti con la band. Ma intanto dobbiamo andare a leggere, quindi ci sono un po' di cose da mettere insieme e sono abbastanza difficili. Nella base B abbiamo la band che suona solamente sul secondo movimento di ogni battuta, e nella C suona sempre sul secondo movimento, sulla seconda pulsazione, ma solo ogni due battute. Quindi questa è già una figata, e più che altro abbiamo veramente tantissimi studi. Si parte dagli studi molto semplici, le note da 4 quarti, le note da 2 quarti, le semi minime eccetera, poi pian pianino si va avanti, studi ce ne sono un macello, tipo 70, fino ad andare ai sedicesimi, poi alle quintine, settimine, poi ci sono anche letture con le rispettive basi ovviamente, in 7 ottavi, in 12 ottavi, in 9 ottavi, in 5 ottavi, cioè ce ne sono veramente tantissime. Nella seconda parte del metodo invece abbiamo la parte sulle frasi. Le frasi sono delle letture ritmiche sempre praticamente, ma che si ripetono nel tempo. Quale possiamo fare in tre modi? Fare un esercizio praticamente di coordinazione in cui noi suoniamo un groove normale con l'ostinato che vogliamo e suonare le note che troviamo con la cassa, quindi noi suoneremo un 4 quarti normale col Charleston in ottavi e adulante su 2 su 4, e questa sarà la nostra cassa. Oppure possiamo decidere anche di tenere questi come obbligati e fare un mini solo di batteria, oppure comunque incominciare a orchestrare queste note in modi diversi. Questa è una cosa veramente molto 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 difficile, ve lo assicuro. Ah, e ovviamente il terzo modo che dice Dei Lazzaretti è quello di potersi creare praticamente infiniti esercizi di tecnica basati su queste letture, praticamente interpretare le letture in modi diversi. Ultima parte, tutta
la questione duetti. Qui abbiamo un po' di esercizi preliminari che lui chiama time check, mi sembra. All'inizio sono abbastanza semplici, ma poi incominciano a diventare veramente tosti. Questi ci preparano per poi i duetti veri e propri. Perché duetti? Perché noi proprio in ogni pagina abbiamo scritte il rullante A e il rullante B. È giusto. Noi abbiamo delle basi, ovviamente, come sempre, tutto si può suonare sulle basi. E questa base suona un rullante. Quindi noi abbiamo molte possibilità di suonare questi duetti. Possiamo suonarli insieme alla base. Quindi la base suonerà un rullante e noi suoneremo l'altro. E questo lo possiamo fare su base, ma oppure se siamo in due batteristi, che questa è ancora più una figata, è bello farlo proprio in due. Uno fa un rullante e l'altro fa l'altro. Oppure una cosa ancora più figa è quella di registrare un rullante da soli a metronomo. E poi dopo andare a suonare praticamente su di noi l'altro rullante. Quindi è come se duettassimo da soli. Che dire, allora raga, questo metodo qua è un metodo che da adesso in avanti farò sicuramente. E poi pian piano, soprattutto su Instagram, vi farò sapere ancora i miei pareri. Mi raccomando, ricordatevi di seguirmi su Instagram, trovate tanto il link qui sotto in descrizione. Quindi io voglio ringraziare Maurizio dei Lazzaretti per aver scritto questo metodo, ma per aver scritto in realtà tutti e quattro i metodi, perché va a trattare argomenti veramente veramente molto fighi, ma soprattutto che servono a un batterista. Senza tanti fronzoli, lui gli dice: guardate che vi servono queste robe qua, c'è poco da fare. Quindi veramente complimenti per questo metodo e per gli altri tre. Io vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.